Buonasera a tutti. Purtroppo temevamo in qualche modo una partita così, perché chiaramente le nostre condizioni fisiche sono abbastanza precarie, quindi abbiamo affrontato questa partita cercando di metterla nel migliore dei modi, tant'è che potete vedere che il primo quarto e il terzo quarto è quando abbiamo avuto anche un po' più di riposo, eravamo un po' più freschi, abbiamo anche giocato decisamente meglio, tenuto un pochino meglio anche difensivamente, 18-21, 18-16 i parziali del primo e del terzo, mentre il secondo e l'ultimo quarto chiaramente poi le gambe ci si sono piegate perché le rotazioni sono molto corte, quindi io posso rimproverare poco ai miei, tutto sommato, qualche distrazione sicuramente a rimbalzo difensivo, soprattutto nel primo quarto, qualche uno contro uno un po' lasciato andare, ma devo dire che ad oggi non ho un giocatore, ma non lo dico per scherzo, al 100% delle condizioni di salute proprio. E quindi è chiaro che diventa molto difficile, diventa tutto un rincorrersi al di là di quello che si fa in settimana anche in partita. Questo senza chiaramente nulla togliere ai meriti di chi ha vinto, chiaramente il punteggio dice la sufficienza, e contro questa squadra in questo momento non possiamo competere, quindi il risultato è assolutamente giusto e non voglio assolutamente... Non è che sto a trovare delle scuse, giustifico i miei, come dire, perché capisco che più di questo in questo momento non possono dare, ma chiaramente l'avversario è poi davanti oggi. Magari anche meglio aver giocato una partita in condizioni precarie così contro un avversario del genere, che magari una partita per noi più vitale, come già sarà la prossima contro Biella in casa, dove spero di recuperare le condizioni di salute, perché quelle sono partite che non dobbiamo perdere. Questa contro una squadra ormai di alto livello che gioca per il secondo posto, pazienza, insomma, bisogna anche essere un po', se no ci ammaliamo per niente. Se avete domande siamo qua. Avete fatto una prima parte con un tiro da tre buono, poi ho dovuto stanchezza, dovuto a... Sì, notazione, cioè Green ha dovuto lasciare 40 minuti in campo perché non hanno nessun altro portatore di palla. Lowers fa fatica perché c'è un'infiammazione anche lui al piede, quindi non era in grado di fare tutta la partita. E Spinelli cos'è che... Spinelli ha un problema alla schiena, Johnson ha un problema al codice del femorale, Scelzi... Per prima dare il bollettino medico. Sì, quindi un po' così, insomma, ripeto, dobbiamo cercare di controllare il ritmo, quando abbiamo sbagliato, loro sono molto bravi a punire gli errori, hanno fatto la loro partita classica come standard, come dire. Noi abbiamo rincorso un po', ripeto, il primo e il terzo quarto sono da salvare, poi insomma tolti gli ultimi 5 minuti chiaramente si è vista la differenza in campo. Va bene. Mi capita a proposito questo game, come dicevi, assolutamente. Serve solo per recuperare gli punti. Per recuperare, poi vedremo, adesso noi siamo praticamente in questo momento fissi senza due americani, perché Trutman, come sapete, si è rotto il ginocchio, quindi è fuori tutta la stagione, Taquandin ha un problema al piede, che è un problema, insomma, che dovremmo risolvere in una maniera o nell'altra, però ce l'abbiamo fuori anche lui, e quindi regalare già due giocatori di partenza è già molto molto difficile. Credo che noi in questo momento la sopravvivenza della società era la cosa più importante, dobbiamo anche ridimensionare gli obiettivi davanti, perché chiaramente, insomma, senza due pilastri così si fa fatica a far tutto. Però insomma ho un gruppo di ragazzi serio e bravo che lavora, che ci prova sempre. Avete visto anche quando siamo andati sotto, abbiamo recuperato, siamo tornati a 4, se non sbaglio a 6, in qualche maniera. E quindi se poi di nuovo abbiamo ceduto, è importante metterci sempre questo tipo di tenacia, di approccio. Va bene? Grazie a tutti.